Buondì, benvenuti nelle mod di Mario Creepypasta di Friday Night Funkin'. Allora, ne ho un paio. Sono Versus Mario e Mario's Madness. Mi metto anche il link in chat, eccolo qua. La prima è questa qua, si chiama Versus Mario Friday Night Funkin' Port. Disclaimer molto importante, non so giocare a FNF. Non ci so giocare. Abbasso un po' il volume. Questo è un canale di Mario, normalmente facciamo roba di Mario. Non so giocare a Friday Night Funkin'. Ma voglio provare comunque queste mod. Anche perché se vi piacciono, potete giocarci voi. Allora, già esteticamente è molto figo. Partiamo. Mario Strikers, il paragone della torta al cioccolato senza cioccolato. Ehi là! Mi piace già la schermata dell'inizio. Comunque sì, in chat stavamo parlando degli spin-off recenti di Mario e non siamo molto contenti, diciamo, di come sono andati di recente. A parte Sparks of Hope. Allora, mi sistemo un po' il volume, fatemi sapere se il volume va bene. Come sempre. Dovrebbe essere a posto. Partiamo! Allora, Mario FNF Port. Trax, ce n'è una sola? Il titolo in alto a destra è quello è Super Mario? MX è il cattivo di Mario PC Port, PC Port. Bellissimi questi Mario Creepypasta. Specialmente quel Wario. Mario Party Superstars farà un anno, vero? Quel suono tipo è molto familiare. Oddio, un attimo! Non so giocare, non so giocare. Ah. Ok. Bene. Questa è la parte in cui mi concentro e gioco meglio. Impara a giocare meglio, fidatevi. Allora, sto usando WASD. Di base non so giocare a FNF, quindi voglio solo dare un'occhiata, ma sappiate che non andrò molto avanti probabilmente in questi giochi. Riproviamo. Sono un campione di ritmo, è vero. Ah! Ah, ok. Perché mostro il culo? Bella domanda. Perché leggo la chat? Oh, ok. Non mostra più il culo. Dovrei riprodurre quella roba? Ah, ok. Non è così male, non è così male perché sono pochi tasti alla volta. Non è così male perché sono pochi tasti alla volta. Posso farcela, credo. Mario Sonic e le Olimpiadi. Ah, non ho giocato a quello più recente, però non dovrebbe essere male. Allora, esteticamente è davvero figo. E anche i remix sono davvero belli. Dai, riprovo. Certo! Va bene, voglio almeno arrivare qua. Buondì il grigio. Buondì a tutti quelli che stanno arrivando. Allora, parte con sopra e sotto e basta. Ok, capisco, credo. Sì, ciao. Ah! Va bene. Riprovo. Posso farcela, posso almeno passare questa parte. Sì, ho già sbagliato. Posso ripartire? Sì. È anche impossibile commentare decentemente mentre gioco. Sta facendo il contrario.
Allora, di base, quando tu giochi a FNF, il tuo cervello è già collegato, sai già che W uguale quello, S uguale quello, D uguale quello, A uguale quello, non è il mio caso. È davvero difficile più che altro commentare mentre gioco. Quindi non lo farò. Darò del mio meglio un'altra volta e poi basta. Poi vado a free play. Darò del mio meglio, dico! Mi sono concentrato su due note perché se mi metto a fare tutto con due mani magari è ancora peggio. Sono quasi morto già. Sì, esatto. Quindi, andando su free play, vediamo che c'è. Allora, Innocent è quello che abbiamo appena fatto, immagino. Vediamo Terrifying. Mi fa giocare? O mi fa solo guardare? Ok, oh. Era Hit Zarchi Offline, ho letto bene? Proprio FNF. Disclaimer per chi arriva per questo gioco, io non so giocare a Friday Night Funkin'. Sì, esatto. Sono un giocatore di Mario, sono qua solo per dare un'occhiata. Comunque, benvenuto, benvenuta nel canale. Non è così male. Non è così male. Ah, quello nello sfondo mi ricordo quella creepypasta, ci abbiamo giocato negli ultimi giorni. Wow. Qual era quella creepypasta? Aspettate, fatemi ricordare perché ce l'ho presente. Quella creepypasta era... Ah, fatemi dare un'occhiata istantanea. Era sempre Mario PC Port, mi sa. O PC Port, se si vuole dire in inglese. Faccio un altro tentativo e poi vado sempre in free play. Alla prossima. Voglio dare un'occhiata a tutti. Quelle sono di Sonic comunque. Comunque chat, come va la vostra giornata? Che fate di bello? In questa splendida giornata. Ti consiglio un gioco che non dà il cazzo senza offesa, nel senso che mi consigli di giocare a qualcosa di meglio, cioè qualcosa che io so giocare meglio? Diciamo che sì, mi conviene giocare a qualcosa che so giocare. È solitamente quello che faccio, solitamente qua giochiamo a Mario. Allora, praticamente... Usi il mouse? Va bene, allora... Praticamente siamo un canale di Mario, solitamente giochiamo a Romac di Mario, oppure giochi ufficiali di Mario. E in questo momento facciamo questa rubrica che è Fan Game di Halloween, e stiamo provando vari giochi di Halloween, quindi un po' creepypasta, un po' mod a tema Halloween. Tra tutte queste cose mi avete consigliato anche queste mod, che sono fatte molto bene. Solo che non sono un giocatore di FNF. Ma questo comunque non mi impedisce di dargli un'occhiata. E le mostro a voi. Sì, ciao, ciao, ciao! Cosa sai fare, frase random per instillare dubbi? Bene niente, bene, davvero bene niente. Ma quella cosa che so fare molto bene è mettere un link in chat. Eccolo qua. Questo è il download, se volete giocarci voi, se siete giocatori bravi, quello è il link. Il mio lavoro, diciamo, è questo, mostrarvi questi giochi. E magari vi piacciono e magari volete giocarci voi. Io almeno do un'occhiata. Sono come un bambino, no? Che, tipo, sfoglia un fumetto, ma non sa ancora leggere. Quindi guarda solo le immagini belle. Ah, flash warning. Ci saranno immagini... flashanti, immagino, quindi allarme per chi soffre di epilessia. Qual è il profilo di Twitter di qualcuno? Non so di chi. So fare speedrun di Mario 64 più o meno. Bene, non tanto. Lo so fare, sì. Sfoglio un fumetto. No, sfoglio un fumetto. So parlare. Allora. Vediamo questa qui.
Non mancare la nota della bomba, altrimenti verrai mangiato. Bene, voglio provare. L'apparizione di Wario. Ehi, sono vivo. Strano. Perché è lentissima. Ah! Finora è lenta, quindi sono vivo. Esatto, 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 esatto. Speravo di vedere la nota della bomba, ma... Tuo caro fratello. Allora, è davvero ben fatto. Esteticamente è davvero figo. E la musica è fatta davvero bene. E sono tutti basati su creepypasta che abbiamo visto, sì, in altri giochi. Qua si gioca con la girlfriend. Qual era questo gioco? Sì. Sono quasi vivo. Rating me 62%. Quello con Luigi che strappa la mappa. Ok, era too late se non sbaglio. Mi piace che c'è tipo questo universo del creepypasta di Mario. E si riferiscono a vicenda. Si citano a vicenda. Hater, reprisal, obey, find, triple appear. Beh, che faccio? Le guardo tutte. Posso scegliere la difficoltà? Perché vedo che in alto a destra c'è normal, ma... non... Posso fare questo, mi sa? Per renderlo più facile faccio tipo così. Scroll speed lo metto tipo 0,1. Insta kill on miss, mettiamolo. Practice mode, posso attivarlo. Proviamo. Questo credo che sia sempre Mario PC Port. Forse no. No, questo è I Hate You. Questo è I Hate You. Ok, con quei setting che ho messo praticamente mi basta indovinare una nota e vivo. Premo solo il verde! Premo solo il verde! Sono un campione! Guardate! Sono bravo! Beh, almeno andiamo un po' avanti e vediamo quello che succede, no? Sicuramente se siete fan di Friday Night Funkin' state facepalmando, oppure ve ne siete già andati probabilmente. Però ripeto, non sono un giocatore di Friday Night Funkin' normalmente, voglio solo vedere quello che è di bello da offrire questo gioco. E le mod di questo gioco. Perché davvero c'è un mondo di mod... un mondo di mod enorme. Posso fare di meglio, dai. Non ora. Non ora, posso fare di meglio, ma non così. Il mio rating è molto appropriato, il mio rating è davvero descrittivo di me. Sì. Tipo, su Game Banana c'è un mucchio di roba di Friday Night Funkin'. Apprezzo molto l'animazione, apprezzo molto i remix. Però appunto queste mod sono fatte per chi è già fan del gioco, per chi già sa giocare al gioco. È come se tu giochi una ROM hack di Mario 64 ed è tipo Kaizo subito. Non può essere la tua prima hack, non può essere quello che giochi per sperimentare. E probabilmente questo non è neanche così difficile, c'è sicuramente di peggio. Ma chiaramente non è qualcosa di accessibile per me. Però guardo le immagini di questo fumetto e mi piacciono.
Beh, quella era la musica. Almeno l'abbiamo sentita. Diamo un'occhiata alle altre veloce, Reprisal. Cos'è questo? 3, 2, 1, go! Non credo di conoscere questa creepypasta, cos'è? Oddio, cos'è? Non lo conosco. Sì. Il mio cervello non è collegato. Non ho la muscle memory per fare questo. Ciao Pokédex, rispondi. Ah. Ok, credo che andrò alla prossima musica, voglio vederle tutte velocemente. Ripeto, se volete giocarci, il mio compito è quello di farvi dare un'occhiata. Se volete giocarci, il link è in chat. Quando caricherò tutto questo su YouTube, sarà nella descrizione. Giocateci voi per vederlo tutto. Obey Wiggy, destroy Mario. Luigi. 3, 2, 1, go! Quella era Obey Wario, nella pubblicità. Che Wario tipo all'inizio faceva l'ipnosi. All'inizio Wario era piuttosto diverso da quello che conosciamo oggi. Mi piace la voce pure. Ripeto, quanto è figa l'animazione! Oh! E la Peach! Bondi! Arrivi in un momento in cui sto giocando molto male a un gioco che non so giocare. Un attimo che faccio lo shoutout. Sì, esatto. Potete vederlo che non so giocare. Premo cosa a caso, se sono vivo è solo perché ho messo practice mode. Sto andando avanti. Allora, buondì Leonardo quello bello, buondì a tutti. Allora, shoutout a PC Zero. Anche tu fai schifo. Allora, io non gioco a Friday Night Funkin', non ci ho mai giocato se non per sperimentare appunto queste mod. Perché qua siamo un canale di Mario, giochiamo a Mario. Esistono mod di Mario molto belle di Friday Night Funkin'. Ed esteticamente sono fantastiche. La musica è fantastica, quindi voglio dargli un'occhiata. Apprezzo molto queste cose, apprezzo molto l'impegno che la gente ci mette. Davvero roba bella. Detto questo, non so giocare, quindi... capite. Diamo un'occhiata a Find. Quindi questa è per sentirla. Quindi si preme spazio per sentirla e Enter per entrare. 3, 2, 1, go! Praticamente ognuna di queste canzoni è ispirata a una creepypasta di Mario. Alcune di queste ci abbiamo giocato proprio negli ultimi giorni. Finché una sola nota è facile, più o meno. Sì. Sicuramente sarò molto bravo qua. Non conosco questo riferimento, non so qual è questa mod. Cioè, non so a quale gioco è ispirato. Mi piace che alcuni li colgo, alcuni ci abbiamo giocato proprio, tipo, questa settimana. Nice, è il mio rating. Basta, premo solo il rosso, premo solo destra. Ok, vediamo l'ultima musica, che è Triple Appear. Roba di Sonic. Poi comunque abbiamo un'altra mod che si chiama Mario's Madness. Wow!
Adoro questo Mario, adoro l'animazione! Premo cosa a caso, guardate. Ora sì che sono bravo. Premo a caso. Aha. Guardate come sono bravo. Non so se quello è Sonic 6. Non ho giocato a tutte le mod di Sonic, anzi a quasi nessuna. Ora sì che sono davvero bravo, premo a caso. Visto? Funziona. Purtroppo non c'è nessuna penalità per quando sbagli, chiaramente. Dovrebbe essere Sonic 6. Ok. Detto questo, queste sono le canzoni disponibili qua. Davvero tanta roba. È inutile che lo ripeta ulteriormente. Mi sono già spiegato forse anche troppo a riguardo, ma volevo dare un'occhiata perché apprezzo tantissimo questa roba. È fantastico. Do un'occhiata ai credits. Early Access. Quindi questa è una demo comunque. Ci sono tutti i credits. È davvero tanta roba, ma non è per me. È per voi? Se sì, giocateci. Il link l'ho messo prima. Passa alla prossima, che è Mario's Madness. Ecco qua. Mario's Madness, Friday Night Funkin' Mario's Madness. Il font è quello di Mario 64. E anche questa è per la Luigi Kid X Challenge, che a quanto pare ha fatto tipo questa game jam in cui bisognava mandare vari X. Qua non si può fare free play, mi sa? Questo vuol dire che lo vedremo per molto poco tempo. Vediamo se ci sono opzioni. Controlli. Si può mettere tipo frame rate 1? Va bene, varie cose che non so, ma ok. Diamo un'occhiata alla story mode. Sto capendo ora cos'è la musica in sottofondo. Tipo l'1-1 molto rallentato. È un postino, un po' sustino. Perdonatemi. Ok, questa è un'altra cartuccia, maledetta, un'altra creepypasta. Su spostino. Oh, guarda, il gioco dell'altro giorno. Ma comunque, questa è un'animazione originale? Cioè è stata fatta apposta per questa mod? Perché l'animazione è fantastica. Bene, è morto. Anche la voce mi piace. L'animazione è davvero bella. Perché è fatto così bene? È fatto benissimo! Oh no, l'accento italiano. È fatto benissimo! Perché è fatto così bene? È tipo, va bene.
È fatto benissimo! E non so giocare, purtroppo! Vorrei sapere giocare e vederlo fino alla fine. Ma non c'è neanche free play, quindi... tipo, finisce qui. Esatto, non so giocare. Buon dì, Nexus! Ciao Luigi! Questi giochi me li ha consigliati Luigi. Storm, che cavolo, perché? È troppo presto, nel senso che l'orario è presto? È il solito orario. Pensavi streamassi domani. Ehi, grazie per... oddio, un attimo. Un attimo che riprovo qua. No. Ok. Pensavi che streamassi domani. In effetti, allora, ultimamente sto facendo i giochi di Halloween lunedì, mercoledì e venerdì. Mentre... martedì e giovedì lo sto dedicando agli speedrun. Ma siccome siamo vicini ad Halloween e sono pieno di giochi, ho saltato lo speedrun per fare più giochi di Halloween. Quando esce la versione nuova della mod a novembre, streamerò pure quella? Potrei provarla, sì. Allora, Versus Mario era solo una demo? Questo non so se è una demo. Un attimo che abbassi il volume. Allora, quello che sto ammirando è che sono fatte davvero bene. Ho iniziato ormai da... quanto? Esattamente da 27 minuti. Sto ammirando che sono fatte davvero bene. Io non so giocare. Non so giocare per niente. Ma sono fatte benissimo, i disegni sono fantastici, i remix sono fantastici. Inoltre ci sono anche altre mod di Friday Night Funkin' che non sono a tema creepypasta di Mario. Cioè, mod di Mario che sono tipo Paper Mario o altro. Oh. Stavo premendo altri tasti, mi chiedevo, chissà che fa il tasto R. Il tasto R è Retry. Non è una demo, però ci sarà la versione 2. Va bene, la proverò. Farò schifo anche quella volta, ma la proverò. R resetta all'istante, beh, non è così diverso da quello che ho fatto finora. Cioè, morire istantaneamente. Allora, ripeto... un attimo. Sì, no. E ripeto. Penso che giocherò quando uscirà la seconda versione. Inoltre, Versus Mario era soltanto una demo, quindi ho intenzione anche di dare un'occhiata alla versione completa. Ma questi stream, tenete conto che sono solo per farveli vedere, per farvi vedere questi giochi. Perché non so giocare. Inoltre, non c'è free play qua. In quello di prima c'era il free play, quindi almeno potevamo dare un'occhiata alle canzoni. E c'erano anche le opzioni per mettere tipo practice mode. Qua credo che non ci sia. Devo sbloccarlo giocando alla story mode, quindi non lo sbloccherò. Completando la modalità story, esatto. Quindi io volevo usare il free play appunto per non fare la storia intera, per dare un'occhiata alle canzoni. Mi fa rivedere la storia, posso skipparla? No, posso skippare! Prima cosa a caso, no, non posso skippare. Mi devo rivedere tutto. No, va bene. Comunque, ripeto, non sono capace di farlo in ogni caso. Ma questo è il link. Allora, giocateci voi, vi consiglio di giocarci voi. Se è la prima volta che vedete Friday Night Funkin', provateci. Vi consiglio di partire dal gioco normale. Perché il gioco normale è decisamente più accessibile. Queste mod sono fatte per chi ha già un po' di manualità. Detto questo, appunto, vi consiglio di provarlo. Perché è davvero bello e pieno di mod fantastiche. Di Mario e non. Credo che io abbia finito qua, in realtà. Credo di aver finito qui. Con la mia occhiata ai giochi di Friday Night Funkin'. Per oggi. Diamo un'occhiata. Allora, il personaggio qua è basato su Mario 85, è basato su MX. I credits qua sono di Marco Antonio, D-Watt... sto dando un'occhiata ai credits.
La storia è venerdì pomeriggio. Va bene, quella che abbiamo visto praticamente. E abbiamo la colonna sonora ufficiale. Diamo un'occhiata almeno a quella. Prima di chiudere, diamo un'occhiata alla playlist YouTube. Quindi, abbiamo la pubblicità, bello! Ok, questo è Golden Land. Mi piaceranno le citazioni. Già mi sta piacendo un sacco, anche perché ho colto parecchie citazioni ad alcune mod che abbiamo giocato anche proprio negli ultimi giorni, tipo appunto Mario Peach Port, Too Late. Alcuni di questi giochi li abbiamo proprio giocati di recente. Questo è un tizio originale di nome GB. Questo mondo è così affascinante per me, tutte queste mod sono davvero affascinanti. Però uno alla fine deve scegliere cosa giocare. Già io salto da gioco a gioco, salto da Mario Maker a Mario 64, Mario World, Mario 1. E quindi... Sì, sono sicuro che sarei capace di fare questa canzone. Non ci stanno tutte le musiche nella playlist, poi cerca le altre. Già è fighissima, la musica è fighissima. Ammiro molto chi è capace di farlo, ma che vada a spam i tasti. Credo che però mi penalizzi, no? Allora, in quella di prima, versus Mario, lì c'era la modalità pratica e c'erano le impostazioni, quindi lì lo facevo, spammavo i tasti e non mi puniva. Poi c'è Apparition, c'è I Hate You che conosciamo, e Race Traitors. Diamo un'occhiata a questa, I Hate You la conosciamo, ci ho giocato l'anno scorso. È quella dove alla fine c'è Luigi tipo semi-morto. Faccio così comunque. Luigi in chat dice che è esperto di FNF, sa fare anche le canzoni velocissime, ti ammiro. La mia esperienza con i giochi ritmici è molto limitata. Ci giocavo un pochino da ragazzino, ho giocato un po' a Osu, ho giocato un po' d'altro. Ma di questo tipo non ne ho giocati quasi mai. Hai patito per Golden Land perché c'erano frecce e erano funghetti alla fine. E GB inizia a mangiucchiarti la vita. Cosa abbiamo ora? Sinceramente è la fine dello stream perché non posso andare avanti, diciamo, col gameplay. Ho tanti altri giochi di Halloween. Sono pieno zeppo di giochi di Halloween ancora. Ho tempo per farne un altro domani. Un altro stream domani. E poi ovviamente c'è lo speciale del 31 ottobre. Molto bella anche questa. Vediamo Apparition. Vedo comunque qua nei consigliati che ce ne sono altre. Presta attenzione allo sfondo anche se è sfocato, c'è roba bella. Quello di prima, dici? No, Sorry I'm late. The alliance work took me and my numbers zitto, 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 togli! Ho fatto anche FNF Port, sì. Ah, Pocketario dice apri Mario Maker, però no, per oggi mi limito a queste cose di Halloween. I Hate You era una bella creepypasta, era un classico che è sia in versione XE sia in versione Mario World. Noi abbiamo giocato alla versione Mario World, però purtroppo nella versione ROMHack di Mario World manca un jumpscare. Purtroppo, per fortuna, manca un jumpscare. Che invece è presente nella versione XE. Più per fortuna. Sì, è Topolino! È Topolino! Ah, vediamo se tipo va davanti. Oh! Vediamo qua.
Ibu. Diciamo che comunque mi sarebbe piaciuto giocare alla versione col jumpscare, perché fa parte, diciamo, del divertimento di questi giochi. Sono Boo senza faccia come nella storia originale, me lo ricordo. Me li ricordo bene. Questo è Race Traitors. Ammiro tanto quanto sono curate le animazioni. È fantastico, le animazioni sono fatte benissimo e la musica è fatta benissimo. Diamo un'occhiata, cos'altro volevate, dicevate? Dear Brother? Dear Brother. Eri in quella di prima? Ma è cambiato un po' la UI di YouTube? È cambiato un po' YouTube. Cerca Alone? Di Mario's Madness, ok. Mario's Madness, Alone. Fanno sembrare Parappa the Rapper un indie pezzotto. Beh, è anche una questione di età, però si sono fatte davvero bene. Questo è Alone. Non ho visto le animazioni di Twinsomnia. Sentiamola. Credo che l'immagine sia statica, ma sentiamo la musica. Luigi del Game Over di Luigi's Mansion Beta, ce l'ho presente. Cosa aveva in testa Nintendo quando ha fatto quel Luigi? È inquietantissimo. Per chi non lo conosce, lo prendo mentre ascoltiamo la musica. Luigi's Mansion Beta Game Over. Il bello è che pensate, tipo, guardate qua e pensate, ok, è un'esagerazione. No, in realtà credo che l'originale ufficiale sia ancora più inquietante, realmente. Questo è quello ufficiale, nella beta di Luigi's Mansion. Il Game Over di Luigi. Cosa cacchio aveva in mente Nintendo? Good night. Madò che brutto, che bello. Dovevano lasciarlo così. Per fortuna si è tirato indietro. Immaginate gli incubi che avremmo fatto se l'avessero lasciato. Tra l'altro, se non sbaglio, stanno ricreando la beta di Luigi's Mansion, no? Non so se l'hanno finita in realtà. Tra di noi l'esperto di Luigi's Mansion è Zaki. Io sono più tipo da Mario 64 e lui più da Luigi's Mansion. Intanto ho riavviato il gioco per sbaglio. La sfondo della canzone è la magione del primo gioco. Quando tuona può apparire l'ombra di Boyfriend impiccata come quel bug di Luigi. Vero, perché c'è anche quella roba, no? Tipo, un attimo. Non si sa se è intenzionale. Potrebbe non esserlo. Potrebbe non essere intenzionale, ma potrebbe anche esserlo. Si riferisce a questo. Che tipo in questa stanza sembra che ci sia l'ombra di Luigi impiccato. Intenzionale o no, è davvero figo. Poi... consigliavate Dear Brother. Va bene, diamo un'occhiata a questa e per oggi direi che posso chiudere. Your Dear Brother. Oh, questa qua... aspettate, questa qua è Left Behind, giusto? Quella è Lost, vediamo se c'è anche il video. Ah, prima c'è la pubblicità. Too late? Non lo so. Allora, siccome ci sto giocando a tutti di fila, alla fine cominciano a mischiarsi nella mia mente.
qua c'è anche la tastiera in basso a destra. L'autore del video comunque è Reni Cobra. Quindi seguite Reni Cobra se volete vedere qualcuno che sa giocare a Friday Night Funkin'. È sempre il gioco dove Luigi strappa la mappa, va bene. È molto iconico quel gioco. La canzone migliore della mod. Poi cerca Power Down. Wow, Storm, sei bravissimo! Grazie, Raikou, vero? Sono molto bravo! Esatto, sono proprio io che gioco! Il mio rating è 98%. C'è il jumpscare tipo come nel gioco. Mi piacerebbe tornare in quel gioco e provare a finirlo. Perché ho odiato i controlli, però era davvero figo. La cosa che magari mi scoraggiava un po' è che ogni volta dovevi riguardare le cutscene. Ogni gioco in cui se muori devi riguardare le cutscene è difficile riprovare. Perché magari sono abituato anche per esempio a Kaizo di Mario World, di Mario 64, dove muori e riparti istantaneamente, riparti. Questo è Mario mozzato. Era figo poi tipo quando ti prendeva e ti stritolava, però rimanevi tipo vivo dentro la mano. Mi fa morire l'icona di Mr. L. Ciao comunque Luigi, grazie per essere passato e per avermi consigliato questi giochi. La musica è molto bella. Allora, do un'occhiata soltanto a Power Down veloce. E poi chiudo. Power Down un'ora. Diamo un'occhiata veloce e poi chiudo per quanto riguarda questa scoperta di FNF. Ok, sempre Reni Cobra. Video gameplay. Questo è PC Port. Questo è Mario PC Port. O PC Port. Clicca per disattivare la... No, levati. C'è anche tipo la testa di Luigi impalata. Sto andando in basso a destra quello che preme comunque, perché io usavo WASD ed era difficile perché avevo tipo le mani in un centimetro, no? Lui invece usa tasti diversi. Uso tipo... Cos'è? DFKL? MX però i colori sballati. Ciao Lux, buondì! Sì, sarei totalmente capace di farlo. È un po' come tipo se tu vuoi suonare il pianoforte, no? Cerchi subito di suonare qualcosa di difficile. Di base comunque devi sapere a quale tasto corrisponde quale nota. Non puoi guardare il pianoforte per vedere cos'è Do, cos'è Re, cos'è Mi. Devi già sapere le basi. E poi guadagni manualità. Qua bisogna premere il pau, mi sa. A me mancano proprio le basi. No, non c'è la slow mode di 6 secondi. Ho la slow mode di un secondo ed è solo per evitare appunto che la gente spammi lo stesso messaggio tipo così, no? Tipo... così. È solo per evitare quello. Perché così è... se qualcuno fa in quel modo è difficile poi leggere la chat perché scorre. È fighissimo. Il bello è che comunque devi rimanere concentrato sulla musica. E su quello che devi premere. L'innocenza non ti porta lontano.
Chat, secondo voi dovrei riprovare questo gioco? Mario Picci Porto. Non ci credo che ce la stai facendo. Sì, sono così bravo, guarda. Oh, è partita pure la pubblicità. Sono così bravo che è partita la pubblicità. No, allora. È Reni Cobra su YouTube? Ho guardato questo video perché io non sono capace. Seguite Reni Cobra. Che a quanto pare fa un mucchio di roba di FNF. Dici sì, però quando uscirà la V2, è vero, perché lo stanno aggiornando. Pubblicità Kinder su un video horror. Totalmente appropriata. Comunque sì, non finisce qua, diciamo, la mia scoperta delle mod di Friday Night Funkin'. Così come anche Mario Picci Port, Too Late. Diamo un'occhiata a Too Late. Per chi non lo conosce, il link è questo. L'ultima versione risale un mese fa. Ok. Ho decisamente intenzione di riprovare prima o poi. Mi hanno fatto impazzire i controlli, però era davvero davvero figo e fatto bene. Mentre invece abbiamo giocato altri giochi tipo Left Behind. Era fatto davvero bene, quello l'ho finito. Ma comunque dai, per oggi è uno stream breve, me ne rendo conto, però dai. Spero che comunque vi abbia portato a conoscere meglio questi giochi. Ci tenevo almeno a farveli vedere meglio. Quando è entrato Lux pensava che fossi io davvero che giocavo. No, non sono capace. Detto questo, grazie per aver guardato e giocateci voi. Il link l'ho messo in chat e sarà anche nella descrizione di YouTube. Se non lo conoscevate ancora, conoscetelo e giocateci. E noi ci vediamo col prossimo gioco di Halloween.